Zuzzul amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi andiamo avanti con la sfida dell'eredità. Allora, non avevo intenzione di partire così, di far partire in questo modo questo aggiornamento, però diciamo che mi è arrivata una notifica che non ho potuto ignorare e che non potevo non registrare. Brevemente, madosta, MCC Commander, avete notato? E questa è la notifica. Savannah Montreschi si mangia per due. Congratulazioni, Savannah è in dolce attesa, ci sarà un nuovo arrivo nell'unità familiare. Ragazzi, è incinta di Yuri. E io non volevo che lei avesse un figlio da Yuri, è stato il fichi fichi e l'MC Commander. Ma cioè, me l'ho messo giuro il 5% di probabilità, insomma, è una probabilità molto bassa, cioè, è già due salvataggi che invece mi fa per come cavolo vuole, fa fare fichi fichi un sacco di volte, non succede mai niente, lo fa fare a Savannah, la mia adolescente, tac, incinta, lo fa fare a Kieran, adolescente, tac, incinta, cioè, non Kieran incinta, ma Kieran ha messo incinta rabbia, comunque vabbè, bomba, si mangia per due. Tra l'altro Cupcake è invecchiato, e prepoliamo la bacheca, e vabbè, quindi niente, lei è incinta di Yuri e adesso lei è ovviamente, vabbè, giochiamola così, prendiamo questo imprevisto come una nuova sfida, tanto non sarà il nascituro l'erede perché ricordo la mia regola di nominare l'erede solamente il figlio naturale o non naturale, quello non importa, però più piccolo. Non ti allenare per carità del cielo. Allora, è mattina, lui è venuto qui a allenarsi, assolutamente non ti allenare per carità del Signore. Piuttosto guarda, costruisci una fioriera da giardino, ma non t'azzardare ad allenarti, che al più più mi muori di infarto. Savannah si è svegliata e si è messa a scrivere sul diario perché ha scoperto di essere incinta, insomma aveva il classico ritardo e niente, ha fatto il test e ha avuto questa bellissima notizia. E sta scrivendo nel diario per distrarsi un attimo. Lei è al secondo trimestre, sì, perché infatti non ho fatto fare il test di gravidanza dando per scontato che non fosse incinta. E quindi l'ha scoperto perché è diventato... Oh mio Dio, Frida! Comunque l'ha scoperto perché... tu, ok, svegliati, allora dagli un dolcetto del veterinario, un dolcetto del benessere, dai. E l'ho scoperto perché, insomma, la pancia è cresciuta. A lei ho cambiato il look, l'ho cambiato anche a Savannah, probabilmente l'avrete notato. E vabbè, adesso lei andrà a scuola, dopo la scuola parlerà con Yuri. Comunque io voglio andare avanti con l'idea che mi ero fatta. Anzi, faccio un attimo una pausa, devo sistemare una cosa e poi torniamo. E lei... Ok, rieccoci. Lei non sa come dirlo ai suoi, è nervosa perché veramente non sa come riferirlo e visto che ha un bellissimo rapporto con il padre va da lui e gli dice, lo abbraccia, gli dice: papà, devo parlarti. Dove cavolo è andata lei, scusa? Porta qui Arianna. Il cane puzza? Chi è il cane che puzza? Frida? Aprimi un secondo questi, guarda, facciamo... Sì, Frida, bene, poi le facciamo il bagno. Però adesso... lei dice, papà, io devo parlarti, devo dirti una cosa importante. E dice, aspetta, diciamola anche alla mamma, quindi chiamano anche... anche Arianna, che anche lei viene a sedersi qui. Non fate caso a questa cosa, che ogni tanto appare. E adesso, insomma, ci siamo, deve dirlo. E lei ha una paura tremenda, anche perché lei non ha intenzione di stare ancora con... Ok. Prendiamoci un secondo della vita ingiusta, dice, lo so, la vita è così, io purtroppo
Non ho avuto fortuna, ho fatto una sciocchezza. Mamma, papà, non so come dirvelo, ma io sono rimasta incinta. E loro chiaramente sono scioccati dalla cosa. Lei si mette anche a piangere perché, insomma, non è proprio la cosa più facile per una ragazzina. È vero che è quasi grande, le mancano 2 giorni a diventare adulta, però. E Dean, non so cosa dire, è totalmente spiazzato, mentre lei ci discute. Disputa dei progetti di vita, dice, ma sei impazzita, cioè, ma tra tua sorella che si è sposata non ci ha neanche detto niente, tu resti incinta da perfetta responsabile, perfetto, da perfetta responsabile, va a scuola. Aspetta ad andare a scuola un attimo. Prima disputa con tua madre, discuti con tua madre e poi vai a scuola. La pancia non si vede, ragazzi. Scusatemi. Ecco, si vede anche il pancino. Tra l'altro, tu cambiati dopo. Ti metti il vestito che ho scelto per te proprio per questa, diciamo, questo imprevisto. Dice, mamma, pensi che io se sta felice so di essere stato un irresponsabile, però è successo. E ho intenzione di tenerlo questo bambino. Certo, non è certo colpa del bimbo se siamo in questa situazione, però che sta succedendo? Oddio, oddio ragazzi, sta succedendo qualcosa di brutto. No, Frida! Dove sei? No, Frida! Ma dov'è? Cioè, loro stanno disputando e non si rendono conto e Frida sta morendo? Ecco, la morte del cane, diciamo che interrompe la discussione. Lui è disperato perché c'era legatissimo a Frida, erano compagni. Ma è morta subito, ma cos'è sta cosa? No, cavolo, Frida. Ma il tristo quanto ci mette? Che insomma mi sembra già abbastanza angosciante come cosa, quindi almeno sbrigati. Sì, lo so che lei deve andare a scuola, ma ora, raga, non mi sembra il momento. Appena va a scuola. Triste, nervosa, impaurita, l'ha tutte. Maledizione. Frida. No, vabbè, non so cosa dire perché già tra lei che è rimasta incinta, ora mi muore Frida. Meno male ha avuto paura per un attimo e fosse lui a morire, anche se a lui non credo gli manchi tantissimo. Solo che lei deve andare a scuola. Savanna, dai, vai a scuola. Hai visto abbastanza? Questo non si muove, ci sta mettendo dure. Odio questa interazione. E anche lei doveva andare a lavorare, perfetto. No, che distruggi. Il lutto per Frida e poi liberiamo lo spirito. Bene. Che bella mattina, ragazzi, tra la... cioè... Vaga senza meta. Non lavora sodo. Niente, studia sodo. Ma cosa sta facendo? Ma quanto ci mette a finire questa interazione, ragazzi? Ok, è morta, l'abbiamo capito. Sì, Anna, grazie. Cosa sta facendo lui qui? Te ne puoi andare, grazie. Vattene. Just go away. Aria, non ti voglio più qua. Sei venuto a rovinarmi la mattinata, già una mattinata che già di per sé non era il massimo. Allora facciamo un change. Porca miseria, raga. Che tristezza. Vabbè, comunque
confortiamo Cupcake, cioè con un abbraccio confortante, facciamolo un bagno. Ecco, e facciamogli pure una ramanzina sulle bevute nelle pozze. E facciamogli un bagnetto perché è sporchissima. Ecco ragazzi, questo Simo è un Simo che è nello scenario che ho fatto io. L'ho aggiunto. No, non l'ho fatto io, meglio. L'ho preso, scaricato e l'ho leggermente ritoccato, però di base non è mio. Quindi per questo non lo metterò in galleria perché non è una mia creazione totale, è una creazione mia solo per una piccola percentuale, ecco. Anna Scott sta chiamando Arianna per chiacchierare. Vuoi rispondere? Va bene. Chiacchierate. Una bella chiacchierata madre e figlia, ci sta. Ecco, quella non l'ho fatta evolvere, pazienza. Ok, vendiamo un po' di roba. Quanto? 290 Simoleon. Le rose 404. Oh mio Dio, sì, Anna, lo sai che sia mia figlia Savanna, vedi tu, tua sorella dovresti saperlo. Bocche di leone sono quelle che rendono più di tutti. 1164 Simoleon. Gigli 4,66, lavanda 3,22, rose gialle 165, e l'uva, oddio no, l'uva la teniamo, dai, la mettiamo in frigo, anche le mele. Queste alla fine le avrei prese solo per questo scopo. Fammi vedere tu come stai. Chi è che chiama? Sei di nuovo... Ah, Zoe, saputo, vabbè, ragazze, qui... Si sono tutti rincoglioniti. No, ho sbagliato. Ah, ma lei è tornata. Fai un dipinto triste, sì. Tu invece, Dean, aggiungi del becchime e rifai un po' i lavori di casa, visto che sei in pensione, tua moglie no, e riponi il bucato. Porca miseria, mi hanno attaccato Dean! Ragazzi, vi do il becchime e voi mi attaccate, cattivi! Sono rimasti ghiacciati, e chissà, non, forse quando sono ghiacciati non sono venuti bene o non c'entra niente. Spegni, grazie. Raccogli cumuli di abiti. Ah, è furente per via degli uccelli. Arg, quegli avidi pennuti hanno reso Dean davvero furente. Tu però, appena hai dipinto, inviterai nel lotto attuale Yuri perché devi parlargli assolutamente. Tu mi stai raccogliendo tutto, bravissimo. Fruga nelle tasche, poi già che ci sei, fai il bucato. La lavatrice è piena per caso? No. E allora perché non me lo fa fare? Ah, sono già puliti gli abiti, ok, va bene. Allora, mi è venuta un'idea, voglio fargli preparare a lui uno sformato di pollo. Sì, uno sformato di pollo, del pollo grigliato, scusatemi. Tu stai facendo il tuo dipinto, ok? Vediamo quando arriva Yuri, perché dopo che parliamo con Yuri io vorrei mandarli a casa di Anna, perché probabilmente ho partorito tre gemelli, ricordo, ragazzi, almeno così avevo visto nell'MC Commander. Vediamo se effettivamente ha partorito. Ah no, sono due, non sono tre. Vabbè, meglio. Serena e Daniele. Ok. Savanna, tra l'altro, è messa malissimo, quindi smettila di dipingere. Sì, va in bagno, poi parli con Yuri. Dov'è Yuri? Ah, eccolo. Condividi la grande notizia. Vediamo lui come la prende. Dice: ciao Yuri, ho una cosa da dirti. Vediamo la reazione di Yuri alla notizia. Sai, Yuri, è il nostro fichi fichi, ha dato i suoi frutti. Dici davvero? No, dannazione! Ah no, è contento. Vabbè, fingiamo che non lo sia. E quindi due si mettono a disputare. Ma qui di scuola facciamo finta che sia di, insomma, per la gravidanza.
Insomma, stanno un po' discutendo su questa cosa. Gli dice: guarda, per favore, vattene. Io tanto devo andare da mia sorella, vattene. Non sei d'aiuto ad arrabbiarti. Noi sappiamo che lui in realtà era anche felice della cosa, però. Cavolo, lei ha un sonno disperato. Ma due appuntamenti è andata solo ad uno. Ok, siamo arrivati. Questa casa di Otto e Anna. Questa casa già la conoscerete perché in realtà è la casa che ho usato nelle Family Sims della casa degli Joser. Confida i problemi a te, resti un secondo fuori perché insomma lei è veramente giù, non sta andando molto bene. Allora, Dean, vai a parlare con lui. E vantati della preda più grossa. Poi prendiamo il piatto che avevamo cucinato a casa. Certo, qui dà un po' noia. Ma stava volando, sì. Dai, per cortesia. Dai, vabbè, vola, cosa devo dirti? Possiamo apparecchiare la tavola? Noi? No. Ok, allora facciamo semplicemente chiama a tavola. Dov'è? In tutto ciò. Eccoli qua i piccoli, e Anna è qua. E valla ad abbracciare. Vai a conoscere i tuoi nipotini, i tuoi primi nipotini. Arianna, sei felice? Anche se anche lei è preoccupata, triste perché è morto il cane, preoccupata per la figlia adolescente che diventa madre troppo giovane. Lei ancora non lo sa, Anna. Conversazione personale profonda. O magari coccolalo. E coccolalo. No, amore, vai a fare bisogno, non preoccuparti. Vai a fare i tuoi bisogni. Insomma, non c'è verso qui. Facciamo una cosa fantastica. Formiamo un gruppo e ci risolviamo il problema. Perché lei no? Vabbè, lei la manderemo noi. Prendi una porzione insieme. E anche tu vieni a prenderti una porzione. Tesori, e ora arriva la mamma, penso. Hai fatto la pipì qui, cupcake. Ok. Ah, questo era un divanetto, mi sembrava un tavolino. Parlate un po' anche voi, condividete i segreti di cucina. Tu parla anche con lui, rallegriamolo. E lei è arrivato il momento di dire alla sorella che è incinta. Ecco, no, invece è arrivato il momento che svene. Vabbè, appena si riprende dirà alla sorella che è incinta. Fatti un pianto. Piangi, dai. Senti, già che ci sei, tu occupati dei piccoli. Hai mangiato, tesoro? Qui vendiamo tutto. Ne abbiamo già 30 miliardi di quei giocattoli per i cani. Hai sonnissimo pure tu, vabbè. Allora, vai giù, visto che ci sta pensando. Lei, sai cosa fa e mangia, perché non mi sembri ancora così sfamata. Lamentiamoci anche dei problemi. E la sorella comunque è comprensiva con Savannah, anche perché comunque è cresciuta, è maturata. E il rapporto, tra virgolette, crescendo è anche migliorato, no? Tendono a farsi un po' meno dispetti. Quindi Savannah trova nella sorella comunque una sostenitrice, una persona che
Ne dice: guarda, io per te ci sarò sempre. Invitalo a sentire anche il neonato. Te la caverai. Dille che se la caverà, dai, Dean. E anche tu. Alla fine anche Arianna si intenerisce, anche se non è molto felice e contenta, però si intenerisce pure lei. Determiniamo il sesso del bambino, anche se l'avevo già visto in realtà, però. Guardiamo l'interazione. Mi dice: dai, sei stata irresponsabile, Savannah, però sei mia figlia e vorremmo bene al tuo piccolo. Che ti dico, è un o una? Perché non me lo ricordo. Un maschietto! Dopo aver esaminato per un istante il pancione di Savannah Montreschi, Arianna raggiunge la certezza e annuncia con gioia che il nascituro sarà un maschietto. Oh, avremo un piccolo maschio a rallegrare la famiglia Montreschi. E lei gli dice: comunque, tesoro, io sarò sempre al tuo fianco, ti vorrò sempre bene e ti aiuterò nei momenti più difficili dell'essere madre. Qui comunque c'è una luce terrificante, cioè, veramente. Ok, adesso possiamo anche tornarcene tutti a casa. Sciogliamo il gruppo. Ok ragazzi, è mattina, Savannah tra un'ora andrà a scuola, quindi deve svegliarsi e farmi una colazione veloce, quindi fai un pasto veloce, biscotti e latte. Ha fame, manca il divertimento, le ha un po' tutte. Il pancione cresce, raga. Quanto le manca? Disagio? Nausea? No, piccola. Secondo trimestre, entrerà nel terzo tra 33 minuti, quindi manca decisamente poco. E questa stanza è uno schifo totale, quindi Arianna, quando ti svegli, ripuliscimi tutto. E buttami il cibo variato. Tu, invece, fai una ricetta di alta cucina per cupcake, perché tanto c'è solamente lui ormai. Lei, notate che comunque sempre è tesissima. Visita ginecologica? No, lei non va a scuola, va a farsi la visita ginecologica, ragazzi, giusto? Puoi chiamare mentre mangi, tesoro? Sì. Ok, dov'era? Qua. Visita ginecologica. Andiamo con Yuri? No, Yuri secondo me non va all'appuntamento, quindi va sola. Volevo mandarla con sua madre, però non me lo fa fare. Dai, se alla fine è giusto e stia a casa. Te hai pestato una cacca, tesoro, cosa hai fatto? Ti manca il divertimento, allora fai così. Leggi qualcosa. Tu stai cucinando, bravissimo. Poi ti prendi degli avanzi, anzi fai un pasto veloce e ti mangi dei cereali. Ci mette 2 ore a mangiare. Lei dove va a leggere? Magari dai, facciamolo un complimento e ti trovo in forma. Ok, perfetto, andrò a lavorare. E non partecipiamo più tanto ormai. Però per ora non la voglio mandare in pensione, voglio che vada al lavoro. Voglio farle salire un pochino il divertimento, non voglio mandarla completamente con la barra rossa, ecco. Andiamo più veloce. Ok, basta, vai. E qui ci penserà Dean. Ciao, ciao Arianna, buon lavoro. La nostra dottoressa, lei a farsi la sua visita ginecologica, che cosa meravigliosa. Cupcake, non lo mangi? È per te. Cupcake.
Guarnisci. No, vabbè, ormai se lo sta mangiando. E anche a te manca il divertimento, dai. Fai qualcosa, gioca un po' a blocco blick. Anzi, partecipa a un torneo di videogiochi, non si sa mai. Torneo professionale. Road Rival Alpha. Sì. Sì, lo so, ragazzi, nelle mie legacy non seguo tutte le regole alla lettera, qualcosa forte, tipo i simmini che non sono quelli del gioco, ma sono presi anche dalla galleria, però d'altronde a me se no non piace giocare. Oh, ragazzi, Savanna è tornata dall'appuntamento del ginecologo, troverà risultati dell'ecografia nel suo inventario. Quindi, vediamo, vediamo, vediamo. Oh, risultati dell'esame ecografico. Il paziente sopra menzionato aspetta un bambino, sarà molto probabilmente un maschio. Bene, quindi questa foto ce la appendiamo. Sarebbe bello metterla sul frigo, eh. Però. Oh mio Dio! È fantastico questo il piccolo! Vieni, vieni a osservare la foto di tuo figlio. La prima fotografia del tuo bambino, Savanna. Che cosa bellissima! Adoro questa mod. Vai a osservarla. E pensa che quella è la creatura che sta nascendo dentro il tuo pancione. Ok, poi dai, cerca di iniziare a aiutare un po' in casa. Perché è iniziato ad arrivare il momento. Insomma, i genitori sono anziani. È anche giusto che ora si occupi un po' anche lei. Io però ragazzi, mi sa che è il caso di Inter Settimo Leone, arrivati da dove? Non si sa. Ah, dalla cesta. Ok, inizierei a chiudere qui l'aggiornamento. Sì, ciao, l'episodio, perché comunque è un po' che sto registrando e secondo me, insomma, si è fatta una certa, come si suol dire. Oh, siamo anche responsabili, perfetto. E scusatemi se divago. Guarda, già che ci sei, fate un bagno, fai dell'immersione, puoi fare? Sì, schiuma di lavanda, dai. Insomma, dicevo, la fai vestita, ok. Chiuderei, visto che secondo me è già un pezzo che sono registrazione. Per cui, ragazzi, noi ci vediamo nella prossima puntata. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come al solito, un like e un commento è sempre gradito. Anche se non vi è piaciuto, ditemi il vostro pensiero. E fatemi sapere cosa ne pensate di questa gravidanza assolutamente in attesa di Savannah. No, 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 tu non vai a correre perché più più mi muori di infarto. C'è Anna, è venuta a trovarci. Parla con lei allora, vai. Condividere in sicurezza su tua figlia. Scattate una foto insieme. Io per divagare sono lasso, mi rendo conto. Quindi, ragazzi, niente. Fatemi sapere cosa pensate della situazione attuale della famiglia Montreschi. Vi invito anche a iscrivervi al canale. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao, ciao.